Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. I giovani europei stanno vivendo uno dei momenti più difficili del secondo dopoguerra, con oltre 27 milioni di disoccupati e un numero imprecisato di precari. Il mercato del lavoro dell'Unione Europea ha bisogno di riforme profonde che si rivolgano soprattutto a chi si sta affacciando alle prime occupazioni. Ecco il commento di Sergio Cofferati, che ha presieduto durante un convegno organizzato dal gruppo S&D e la FEPS, un panel dedicato proprio a questi temi. Discuteremo domani, con la presenza dei maggiori rappresentanti del progressismo europeo, di come innescare un processo di crescita utile ai paesi dell'Unione per rovesciare la tendenza negativa che sta penalizzando tutti e segnatamente gli italiani che sono colpiti dalla recessione in atto. Tra le proposte ovviamente avrà centralità il lavoro e ci occuperemo in particolare di quello dei giovani, il lavoro che non c'è. C'è una proposta, un pacchetto complessivo di interventi presentati dalla Commissione, approfondiremo quella proposta. E soprattutto è importante dare ai giovani una prospettiva, no? Quando escono dal mondo dello studio oppure quando perdono un posto di lavoro, perché in un arco di tempo determinato possa essere loro proposta una nuova attività oppure un percorso formativo aggiuntivo o un tirocinio o uno stage. Dalla prossima legislatura, che inizierà nel luglio 2014, scade l'attuale deroga all'articolo 14, paragrafo 3, che consente al Parlamento europeo di contare 754 membri anziché 751 come previsti dal trattato. La Commissione Affari Costituzionali ha votato un testo che permetterà di istituire un sistema per la riassegnazione dei seggi tra gli Stati membri. Sentiamo dal relatore Roberto Gualtieri di cosa si tratta. Il voto di oggi è stato molto importante perché il Parlamento aveva questo compito difficile di avanzare la proposta al Consiglio europeo su come fare posto ai deputati croati dopo l'adesione della Croazia, perché il trattato impone di ridurre la soglia massima a 751, quindi significa non solo portare la Germania da 99 a 96, ma questo lo richiede il trattato, ma poi anche trovare posto per 12 o 11 deputati croati. È chiaro che si tratta di un esercizio doloroso e difficile, per cui sono particolarmente soddisfatto del fatto che la nostra proposta è stata votata all'unanimità e l'approccio che abbiamo seguito, che abbiamo definito pragmatico, ha ricevuto un grande sostegno anche dai paesi che sfortunatamente dovranno perdere un seggio, tra i quali non c'è l'Italia comunque, e quindi questo dà forza a questa proposta che adesso naturalmente deve essere approvata dalla plenaria e poi anche dal Consiglio europeo. C'è stato solo un caso dove un voto ha diviso a metà i membri dell'AFCO, e cioè la contesa tra Austria e Svezia. È passata la linea favorevole alla Svezia. Devo dire che entrambe le proposte avevano la loro logica, e a questo punto noi ci atterremo naturalmente al risultato di questo voto anche su questo specifico aspetto, e quindi ci prepariamo a una votazione che non sarà semplice, ma che auspichiamo sarà altrettanto positiva da parte della plenaria. La Commissione è alla ricerca di esperti da nominare in un gruppo ad hoc per il settore dei bioprodotti, che dovrà collaborare al processo di attuazione della strategia europea per la bioeconomia e nel riesame della politica industriale. Il gruppo, che sarà formato da un massimo di 30 componenti, sarà composto da rappresentanti degli Stati membri, associazioni di imprese europee, organizzazioni non governative e rappresentanti di organizzazioni scientifiche. Una lettera di motivazione dovrà essere inviata all'indirizzo che appare in sovraimpressione, e la nomina dei membri avverrà entro il 15 maggio 2013. Da Nablus a Bruxelles, per presentare un esempio di imprenditoria femminile e integrazione delle donne nel mondo arabo. Un modo diverso di celebrare la giornata della donna attraverso la presentazione del progetto La Casa della Dignità, primo centro femminile nel cuore della città di Nablus, in Palestina, che unisce alle pratiche culinarie e attività culturali e educative. Si
Sentiamo da Gianluca Susta, uno degli organizzatori, insieme a Silvia Costa e Rita Borsellino, di che cosa si tratta. In prossimità della festa della donna abbiamo pensato di organizzare questo evento, Bait al-Karam, la casa della dignità, che vuole essere un tributo a un'iniziativa femminile in quella città simbolo che è Nablus, una delle più antiche città del mondo, oggi in Cisgiordania e che vive ovviamente le difficoltà del conflitto israelo-palestinese. Abbiamo pensato a questa iniziativa perché è giusto che il mondo, l'Europa, il nostro gruppo, tutti noi, coloro che hanno la sensibilità verso i diritti umani, capiscano che cosa vuol dire vivere in una situazione estremamente difficile. Dopo la prima e la seconda intifada, questo gruppo di donne ha pensato di costituire questa iniziativa che è volta a creare anche un'attività economica intorno a un centro che si occupa di accoglienza, che si occupa di food e che è diventato un presidio di slow food nel mondo. Abbiamo pensato di farlo insieme a Silvia Costa, a Rita Borsellino, in questa settimana, che è la settimana in cui si festeggia anche la giornata dedicata alle donne. E quindi credo che sia insieme un contributo al tema dei diritti della donna nel mondo, della lotta alla violenza, della lotta per i diritti umani, a cui anche il nostro gruppo ovviamente è sensibile. E quindi, come dire, cerchiamo di portare all'attenzione di tutti un tema che non è contro qualcuno, non vogliamo affermare altro con questa iniziativa, il diritto di due popoli di poter vivere in due stati che vivono pacificamente su un territorio molto evocativo anche per la nostra cultura. Questo è stato il significato e questo lo abbiamo offerto nella capitale d'Europa. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.